L'importanza del libro, che è fondamentale per confrontarsi con l'autore, fondamentale per la profondità del pensiero, per riflettere anche girando avanti e indietro le pagine, ritornando indietro, prendendo un appunto. Ho detto una cosa in cui credo fortemente, soprattutto pensate a quanto sia importante per un bambino stimolare questi quattro sensi, quello visivo, no? La lettura è facile da immaginare, ma anche il libro ha un profumo. Il libro stimola anche l'udito, perché quando si gira la pagina c'è quel meraviglioso stropiccio che ti dà un contatto diretto con la materialità del libro. E poi c'è il tatto, avere in mano un libro è qualcosa di meraviglioso, portarlo con sé, aprirlo, girare le pagine. Ecco, tutto questo credo che sia qualcosa che l'umanità non può perdere, e non è un caso che ormai quasi tutti gli stati europei stiano sottolineando la centralità del libro nell'educazione dei più giovani e stiano bandendo il cellulare dall'utilizzo nelle classi, e questo è altamente significativo, il che non significa ovviamente prendere le distanze, per carità, dall'intelligenza artificiale. Noi abbiamo investito tanti soldi, 1,2 miliardi nella didattica digitalizzata. L'intelligenza artificiale è fondamentale per la personalizzazione dell'educazione, sia per il docente che per lo studente. Ovviamente l'intelligenza artificiale deve essere sempre, come dire, inserita in quella comunità umana che è la scuola, quindi sotto la guida sicura e consapevole del docente, deve essere servente, deve essere al servizio dell'uomo e non noi al servizio dell'intelligenza artificiale.